è un mattone, poi vediamo. Di Freddi, ho bisogno di lei, le chiedo uno sforzo, diciamo, che ne so, al confine con la filosofia più che con la matematica, le chiedo di applicare alcuni concetti matematici alla politica, ci possiamo provare? Ma sa, ogni volta che si parla di numeri poi c'è l'applicazione alla politica. Per esempio adesso si è parlato di tassa piatta. Piatta è un concetto geometrico, non naturalmente, che però viene usato in maniera completamente sbagliata. Pasquini l'ha già detto che in realtà piatto significa piatto, dovrebbe essere una aliquota uguale per tutti, no? Altrimenti si cambiano semplicemente le aliquote minime, che è quello che si sta facendo o di cui si sta discutendo massime, in questi giorni. Tra l'altro, punto. Certo, tra l'altro Pasquino sottolineava un fatto importante, e cioè il fatto che una tassa piatta sarebbe incostituzionale perché ci deve essere una progressività, ma sarebbe anche un suicidio dal punto di vista economico, perché in Italia noi ci dimentichiamo che il 5% della popolazione, cioè circa 3 milioni di persone, hanno esattamente lo stesso patrimonio del 90% più povero. Cioè, vorrebbe una patrimoniale. Ma non è che io vorrei, cioè in realtà il problema è questo: se un governo fa soltanto delle spese, aumenta delle spese perché ha minori entrate, e questi sono fatti, e poi si illude con delle appunto delle illusioni, dei sogni, che ci sarà una crescita senza che ci sia nessun motivo per aspettarsele, e anzi senza che dall'altra parte invece ci siano degli indicatori che dicono che questa crescita non ci sarà. E in realtà, l'abbiamo detto prima, il vero problema è abbattere il debito, o perlomeno il rapporto fra il PIL fra il debito e il PIL. Noi, Pasquino l'ha detto, ma non ha detto le cifre, noi paghiamo ogni anno 50 miliardi di euro, 50 miliardi di euro, e basta confrontare questo con i decreti economici che sono stati fatti, diciamo, ad esempio da questo governo, solo di interessi. Che sono 50 solo miliardi di interessi, l'anno. Ma gli interessi, tra l'altro, 50 miliardi significa al giorno 150 milioni di euro. Ora, per esempio, i 5 Stelle hanno strombazzato il provvedimento sulle pensioni d'oro e sui redditi dei parlamentari, i quali portavano in un anno un risparmio di 30 milioni, in un anno. E noi paghiamo 150 milioni al giorno di interessi, cioè non c'è assolutamente una proporzione tra quello che il governo fa e quello che dovrebbe fare.